piano di spinta, crollo che l'avete visto inquadrato, il lontanino del Napoli è libero, Ferrario è il marcatore centrale. Marino, come vi dicevamo, è un terzino, ma che ora è stato schiacciato. Qui vediamo un'azione. Il passaggio è per Sabato, parte il tiro di Sabato che non impensierisce, si riporta in avanti. Vedete come in questa occasione era il... Vediamo oggi quello che saprà fare questa squadra napoletana, che sembra, almeno da queste battute, voglia... Ora c'è stato un tiro, Benedetti insiste in Napoli con Benedetti, c'è ora un tiro di... Ecco, alla guida dell'attacco di Granzano c'è ora la Stase. Il gioco 0-0, sempre il punteggio, c'è una puntata in profondità di Mauro per Vivi e Colpa. Approfitti in Napoli ora di un errore del Catanzaro, c'è un lancio per Citeri, un cross, una parata volante al centro, lancio in profondità, c'è un tocco, ancora Mauro, tiro di Mauro e parata. Parte il tiro di Braglia, nel mucchio respinge Ferrario, ci sembra ancora, poi c'è un tiro rimpallato, Nastase, tiro, rete! Rete, ha segnato il Catanzaro, vediamo che l'arbitro è attorniato dai giocatori del... Effettuato il tiro, sempre riceve ora, e tiro di testa, Santarini che è un tuffo prodigioso, il libro del Catanzaro sul posto teso di Mauro, è riuscito anche a Napoli, c'è un cross in aria, un po' di pasticcio la difesa, vediamo, ora si pasticcia la difesa e poi una palla che termina in rete. Ha pasticciato la difesa del Catanzaro e ci sembra che cambio con Celestini, lancio lungo per Sabato, ecco Sabato che entra in area di rigore, anche se il portiere tira, ma Fiore bravissimo, questa partita drammatica. C'è ora un tiro di Nastase che ha letteralmente drammatico. Il Catanzaro in 8 minuti ha segnato 2 reti. La rimonta delle Napoli è venuta subito, ma ci sono state alcune palle. Ora Mauro, vediamo una puntata in avanti, ha tentato, portato diretti tutti i Napoli nell'area di rigore, parte il tiro, c'è un colpo di testa di Benedetti e un altro.